Museo dei Mezzi di Comunicazione di Arezzo. Con noi abbiamo appunto il direttore Fausto Casi, nonché anche la vice direttrice Valentina Casi, ma prima di presentare come si aprirà il nuovo anno, andiamo a fare un po' un bilancio, no Fausto? Certo, sì, quest'anno noi abbiamo abbiamo dei risultati che abbiamo già consolidati nei nostri bilanci che dobbiamo consegnare al comune, tra l'altro, con un aumento del 20% degli ingressi. Questo è stato un successo per noi perché... Quindi gli inglesi, ma che sono in aumento a livello proprio nazionale? Gli ingressi. Gli ingressi sono, diciamo, di gruppi di bambini, di ragazzi, di tutti gli ordini di scuole, anche a livello di licei, eccetera, eccetera. Sono arrivati al punto che tra i turisti che vengono, che sono per lo più inglesi, se è vero, ma sono, diciamo così, anche italiani, perché vengono anche italiani di passaggio. E fra tutti, insomma, abbiamo ottenuto, rispetto anche all'ultimo anno del 2015, che avevamo avuto già un anno molto importante perché abbiamo avuto congressi, eccetera, eccetera. Che via lì abbiamo anche presentato. Certamente, noi abbiamo avuto un aumento del 20% di ingressi, per cui per noi è un successo che vogliamo dichiarare, che l'abbiamo messo nei bilanci. Ma che anno di apertura è il Museo dei Mezzi di Comunicazione? È all'undicesimo anno, quindi del 2016 anni. Già compiuti, a dicembre appunto. Del 16 e abbiamo fatto in quest'anno, diciamo così, anche attività sempre collegate con l'amministrazione comunale, perché il nostro fondo è un museo comunale che quindi lavora come collaterali per la Sera Antiquaria. All'interno tutti i pezzi della collezione del professor Fausto Casi, questo va detto, perché giustamente quando uno ha una collezione e la dona rimane immortale, già questa te la sei garantita. È giusto dirlo. Non è garantito che il comune prenda ancora i suoi, però diciamo di sì. Intanto sono lì e abbiamo fatto questo bilancio. Poi in questo progetto che è nato appunto 11 anni fa, la figlia, perché va detto, la vice direttrice, che ha sempre collaborato con il padre, perché tu hai fatto anche degli studi in merito, no? Sì, sì, io mi sono laureata, laurea specialistica in beni culturali, in management culturale. Quindi voglio dire, tanto di cappello, perché crederci è importante anche da parte dei giovani. Quindi come si aprirà poi questo nuovo anno per il museo? Perché tu sei attivissima, attenta. Abbastanza, io sono già 8 anni, a parte che collaboro con il museo, quindi con mio babbo e tutta la struttura museale. E come primo evento proprio di questo anno del 2017 sarà interamente dedicato ai ragazzi, in particolare ai bambini che vanno dai 7 ai 12 anni. È un'iniziativa che si chiama Campus Natalizi al Museo. Sì. È un gioco di parole perché si chiama Spasso al Museo. Sì. Va bene? Cioè passare, giocare, divertirsi. Spasso, come si suol dire, no? È un'iniziativa promossa dalla Regione Toscana, infatti copre un po' tutte le province della Regione Toscana. E come Museo dei Mezzi di Comunicazione facciamo parte di una rete museale che sono i sistemi della Val di Chiana, i sistemi della Val di Chiana museale proprio. Sì. E il nostro Museo dei Mezzi di Comunicazione proporrà una giornata di campus natalizi appunto presso la nostra struttura. Che sarà il giorno? Sarà martedì 3 gennaio 2017, appunto, chiaramente, dalle 10 alle 17 i bambini avranno l'opportunità di stare interamente per tutta la giornata appoggiati a professionisti museali, insomma, per tutto il giorno, facendo delle attività non solo ludiche, ma anche attività ludico-didattiche, si possono definire, collegate proprio alla storia raccontata all'interno del museo, in particolare sarà sulla storia dei cartoni animati, proprio perché sono dei bambini. Uno deve trovare un argomento che interessi, no, i bambini, perché il museo fondamentalmente, come eravamo abituati noi, io stesso, cioè il museo rimaneva lontano, no? Se non avevi la famiglia proprio che era amante dell'arte, non c'entravi, mentre invece il museo deve essere veramente un qualcosa di fruibile, perché e la noi volontà abbiamo questa possibilità, perché sennò rimangono pezzi morti. Diciamo che la volontà infatti della Regione Toscana come proprio input principale è quello di far togliere questo strato di polvere, insomma, dalle strutture museali e far vedere ai bambini, invece di farne una cosa propria, quindi di appartenenza al territorio, ma anche di far capire che è gioco e divertimento un museo. Allora, quindi questo è martedì 3 gennaio, tutti i bambini, tutti possono venire, possono bisogno di iscriversi chiamando il numero delle prenotazioni del museo, che posso dare, che avete il numero della pagina Facebook? Facebook, sito internet, c'è tutte le informazioni possibili, immaginabili per la prenotazione. Andate a cercare i genitori Museo dei Mezzi di Comunicazione e lì avete tutto il palmarès
interesse del, di come si può fare. Esatto. Allora io ringrazio il professor Fausto Causo, presidente del Museo dei mezzi di comunicazione di Arezzo, e anche la vicepresidente Valentina Casi. Grazie.